Isola dei Famosi, un regalo di Pasqua speciale per i naufraghi. Nel giorno di Pasqua, i naufraghi hanno ricevuto un regalo speciale mandato da una persona misteriosa. Ecco di chi si tratta. L'avventura dei VIP scelti come naufraghi o il cancelletto Isola dei Famosi sta per volgere al termine. Le difficoltà, gli scandali, gli scontri e le emozioni non sono certo mancati in questi due mesi di programma. In occasione della Pasqua, la produzione ha deciso di alleggerire la permanenza dei concorrenti del reality con una bellissima sorpresa. Vediamo di seguito di cosa si tratta. Isola, una settimana molto movimentata. Nell'ultima puntata in diretta su Canale 5 del programma condotto da Cancelletto Alessia Marcuzzi, i naufraghi rimasti in gioco hanno saputo che alcuni concorrenti, eliminati dal televoto nel corso delle varie settimane, in realtà non erano tornati in Italia, ma erano rimasti su una piccola isola dell'arcipelago dell'Honduras chiamata Isola Kenonké per avere la possibilità di rientrare in gioco. Quando, infatti, Rosa Perrotta e Elena Morali hanno fatto il loro trionfante ritorno in Palapa, non tutti le hanno accolte con entusiasmo. E non solo questa situazione è stata motivo di scontro e malumore sulla spiaggia, così come i confronti e le accese discussioni nate da un atteggiamento poco compreso del pugile Franco Terlizzi. Insomma, quest'ultima settimana dell'Isola dei Famosi non è stata delle più tranquille. Per fortuna, le festività hanno portato un po' di tregua. Isola, una gradita sorpresa a Pasqua. Nel daytime mandato in onda il 2 aprile su Canale 5, gli amanti del reality hanno potuto vedere gli isolani festeggiare la Pasqua. Jonathan ha celebrato la festività in modo diverso, essendo lui ebreo, con il cibo e i rituali della sua cultura. In un confessionale ha dichiarato di aver apprezzato molto il gesto della produzione che gli ha fatto avere tutto il necessario per poter festeggiare e sentirsi più vicino alla sua famiglia. Per gli altri invece è arrivato dal cielo un drone con una pergamena lanciata in mare. Francesca Cipriani si è precipitata a recuperarla e portare il messaggio contenuto al suo interno, per farvi festeggiare la Pasqua, una persona misteriosa ha preparato una sorpresa per voi. Vi sarà consegnata all'ora di pranzo e scoprirete di chi si tratta. Euforici, i naufraghi hanno visto, come promesso, all'ora di pranzo, l'arrivo di una barca con un tavolo imbandito e un altro messaggio. So che oggi è una giornata particolare perché state pensando ai vostri cari e vorreste essere con loro, è una Pasqua diversa dal solito, lontana da tutto e da tutti. So che avete la piena consapevolezza di essere riusciti a superare qualche barriera perché l'isola fa questo, vi fa surfare sulle vostre emozioni, ma poi vedrete che un pezzo di quel posto rimarrà sempre nei vostri cuori. Io non credo che sarei riuscita a resistere tutto questo tempo come voi, per me siete tutti vincitori. A presto naufraghi speciali. Alessia. La persona misteriosa era quindi Alessia Marcuzzi che ha voluto mandare un messaggio per sollevare gli animi dei naufraghi. Pare sia riuscita nel suo intento. Infatti, i VIP hanno mangiato le lasagne arrivate insieme alla pergamena e hanno trascorso qualche ora di serenità.